mondo intero sta vivendo una pandemia senza precedenti, dove tutto è cominciato dalla Cina. Cominciato da lì. In Europa si diceva l'Italia, invece si è scoperto che è stato un tedesco, ma forse non si saprà mai chi è l'untore che non ha fatto chiaramente apposta. Saperlo. Bello. Mentre appunto c'è l'ufficialità, è partita da Wuhan in Cina e abbiamo visto bene di chiamare un amico che si chiama Max Favarin ed è un dottore, architetto esattamente. Max che è con noi in linea. Ciao Max, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Paolo. Ciao. Allora, Max lavora per la Venice Architects, o VA, così si chiama, che è uno studio internazionale di architettura con sede a Venezia, in Centro Africa, in California e guarda caso anche in Cina da 10 anni. Sono specializzati in ville private, hotel, negozi e poi accompagno anche le aziende italiane nel mercato cinese. Ha sede a Suzhou, vicino a Shanghai, con il treno a 300 km all'ora ci si mette 20 minuti per arrivarci. Quindi Max vende case in pratica. Più che vende le progetta. Max, quanto distate da Wuhan, la vostra sede? Quanto dista? Wuhan è circa 1000 chilometri più o meno. Cioè come dire Venezia-Palermo, che in aereo ci si mette un'ora e mezza ad arrivare a un'oretta. Infatti, l'esempio che porto è Padova-Bergamo in 20 minuti. Ho capito. C'è una roba da poco. Senti Max, ci racconti un po' intanto tu in questo momento sei in Italia, sei a Padova, sono ad errato. Sì, adesso siamo fermi qua in ufficio, stiamo aspettando che la Cina sta riprendendo, che fortunatamente è ripresa. E la Cina attualmente sta applicando due pesi, due misure appunto per chi sta rientrando. Cioè, spiegati. Allora, praticamente fino a 2 settimane fa, se uno rientrava doveva stare 15 giorni in quarantena. Sì. C'erano tipo 3 formule. La prima è stata quella che ti aspettavano dentro un hotel a loro spese. Poi hanno fatto l'opzione che te la dovevi pagare. Ultima era quella nel tuo appartamento, e con tanto di sensore alla porta in cui tu non potevi uscire, non potevi aprirlo. Controllato completamente. Sì, il vantaggio della Cina è che ha un sistema informatico di utilizzo di big data che è spaventoso, noi non ci andiamo neanche vicini, ma neanche col pensiero, e questo permette di riuscire ad avere quel controllo perfetto che sono riusciti ad avere, perché a ogni semaforo, ogni incrocio, droni, sistemi. Il grande fratello a confronto non è niente, dici te. Correttissimo, bravissimo. Invece Max, torniamo un po' indietro a gennaio. Io invece vorrei tornare ancora più indietro, facciamo novembre. C'era già tu l'ultima volta che sei stato in Cina quando è stato? Io sono tornato qui per le vacanze di Natale. Sì. Però costantemente in contatto ovviamente col nostro ufficio di Suzhou e con mio assistente, mio partner cinese, tutto. E quindi eravamo costantemente aggiornati su quello che capitava. Ma secondo te ottobre, novembre c'era già qualche avvisaglia in Cina, tu che eri lì? No, perché con questa formidabile gestione dei dati, delle informazioni della Cina, che non vuol dire come si può immaginare che c'è dittatura o altro. Beh, dittatura è un termine un po' soggettivo, nel senso che la domanda che io pongo è: preferisci la sicurezza o la privacy? In Cina tu puoi, una donna, faccio un esempio, può attraversare la città dove abito io, che è una piccola città di 7 milioni e mezzo di abitanti, il Veneto ne fa 4 a 8, senza essere sfiorato da nessuno, cosa che qua se uno va in Vianelli a Padova immaginare. Ho capito. Però la privacy non c'è, nel senso che poi alla fine a te cosa ne frega se tu sei libero di fare tutto quello che vuoi e non fai danni, cioè non violi la legge, quindi di per sé sei liberissimo. Sì, sai la domanda che mi sorge un po' spontanea, poi Monica un paio di curiosità te la vorrei chiedere, Monica che è con me, ma secondo te c'è, allora, Wuhan si parla, e chiaramente è un pourparlé adesso, si parlava tempo fa nel 2015 di un virus che stavano preparando in Cina, Wuhan, dove si sa, è ufficiale, c'è proprio una grande azienda statale che prepara e studia i virus, i vaccini, e si parlava insomma di questo vaccino che stanno preparando, che si chiamava proprio derivato da un incrocio dei topi
Pompier e Pipistrelli. Guarda caso succede questo ed è quello che è successo. C'è il sentore, non dico da parte dei tuoi colleghi, c'era il sentore che la cosa potesse essere creata in laboratorio, come dicono gli scienziati? No, 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 sono cose naturali. Tu cosa ne pensi? Ti sei fatto un po' un'idea? Io mi sono fatto due opzioni di idee. Allora, in primis c'è questa opzione del virus fatto in laboratorio, che in un primo momento quasi quasi ci credevo. Anch'io. Anche noi un po'. Sì. Però il particolare, e questo l'Italia ha una responsabilità che è immane, nel momento in cui un continente come la Cina blocca tutte le aziende, tutto il sistema produttivo, sapendo che l'azienda, che è lo stato dopo l'America più forte al mondo nel produrre soldi, si ferma e chiude le aziende, probabilmente non era un virus di influenza, era un qualcosina un po' più serio. Tu dici che era meglio capirlo un po' prima. Bravissimo. Senza avere i numeri che dà la Cina, tipo 3.000 morti o altro, cioè già va aggiunto uno zero, probabilmente anche un altro. Ah, tu dici che le notizie che ha dato la Cina sono all'acqua di rose, dici? Porto un esempio perché è difficile capire la dimensione della Cina. La Cina ha 1.400.000 ufficiali, 1.7 ufficiosi. Io dove abito io vivo al 25esimo piano di un palazzo di 35, ed è normale, all'interno di un compound con un quartiere di 25.000 abitanti. La città. Com'è possibile che un continente si chiuda perché due palazzi dove abito io la gente è morta? Certo. Per fare un attimo un esempio, sì. È come dire che perché una via del centro di Adria sono morti tutti perché infetti, chiude Milano. Ho capito. Per portare un po' le dimensioni nostre. Ho capito. Quindi questo è uno. L'altro, che è quello probabilmente a cui credo un po' di più ultimamente, che sto approfondendo con i termini, che avrebbe senso, è quello legato al discorso del 5G, quindi il fattore del questo grande cambiamento mondiale legato telefonia anche. Sì, alla telefonia, ma quello del campo magnetico. Sì, il campo magnetico. Quindi generato da questi nuovi sistemi, perché il 5G ha una capacità di scambio dati che è spaventosa. Faccio un esempio. Attualmente in Cina è normalissimo andare a prendere l'aereo con scansione facciale. Io vado a prendere l'aereo. Ok. Quindi quasi non mi serve neanche più il passaporto, quasi non mi serve più niente, perché ti riconosce a distanza. Che adesso sta passando il messaggio sugli aeroporti italiani, fai anche tu la scansione facciale, così è tutto più veloce in aeroporto. Anche no, personalmente. Però tu dici che c'è l'altra faccia della medaglia: da una parte c'è la velocità, dall'altra ormai sei un mezzo nelle mani di chi comanda. Attualmente in Cina, se succede un qualche frazione, o comunque ci sono talmente tante telecamere con capacità, cioè il concetto del scambio dati del 5G vuol dire che, semplificando un attimo, una normalissima telecamera di un semaforo potrebbe scansionarti i tag, sei in macchina, se sei alcolizzato, che cos'hai, cosa non hai, e fermarti al semaforo dopo. Hai capito. Mamma mia, ragazzi. Cos'è che oggi ci limita in questo? Lo scambio di dati, di informazioni. Quindi se passo dal scambio di dati attuale, che è molto basso, un 5G che è spaventoso, però il problema è che siamo dentro un forno a microonde. Certo. Monica, domanda devi fare tu. Volevo fare una domanda a Max, magari è una domanda un po' stupida. Max, tu ti rechi in Cina ovviamente per lavoro, poi credo che magari qualche giro tu anche te lo faccio. Una domanda stupida magari. Sei mai stato al mercato di questi animali che fanno vedere a volte in televisione? Allora, ci sono mercati là, perché adesso si parla di un definitivo abbandono del commercio di animali selvatici, quindi anche automaticamente di questi mercati. Allora, premetto una cosa, che bisogna capire come vogliamo affrontare l'argomento Cina. La Cina non è valutabile col mi piace o non mi piace. Certo. Stiamo parlando di un'altra cultura, quindi sì, cerchiamo di capire la cultura, e qua se c'è qualcosa che ci può piacere, oppure no. Sì. Stiamo parlando di un'altra cultura, quindi ci sono degli stereotipi culturali
tradizionali di superstizione e altro, che è molto radicato nella cultura loro. Certo. Quindi determinate cose devi accettarle. È un argomento così facilmente risolvibile. Ho capito. Cioè, spiegabile in tempo breve, nel senso che la cultura del pulito, se vogliamo utilizzarla così, o ce l'hai o non ce l'hai. Che cosa intendo? Noi abbiamo un ufficio anche in Centro Africa e non è una questione che sei povero e quindi sei sporco. Certo. È una questione che cultura. Viene di cultura. Cioè, sì, culturale. Quindi adesso non voglio entrare su. No, sì, non abbiamo nemmeno il tempo. No, era così una curiosità, tanto per sapere così se. Sono degli step che per la cultura nostra possiamo reputarli non consoni, e mentre per la cultura loro. Certo, sono consoni. Normale, non è mai morto nessuno. Sì. E quindi. Ovvio. La cultura nostra può essere così. Certo. Max Favarin, ti salutiamo, salutaci la Cina quando la vedrai, e anche i tuoi affari in California, che è leggermente diverso magari dal Centro Africa. Buona giornata, grazie ancora. Ciao, un abbraccio. Ciao.